Nell'ultima immaginaria intervista, così come l'ha definita lo stesso arcivescovo, che presiede i Vespri Solenni in Duomo, nella sesta domenica dell'Avvento Ambrosiano, detta anche della Divina Maternità di Maria, protagonista è la figlia di Sion, intesa naturalmente come Gerusalemme. Non solo la Gerusalemme celeste, ma anche quella terrena, pensando a tutto ciò che accade oggi. Com'è successo che la città gloriosa sia stata rovinata? Com'è successo che i prepotenti si siano accaniti sugli impotenti, che abbiano avuto la presunzione, dichiarando ho stretto un patto con la morte? E allora come potrà cominciare un tempo nuovo? Chiaro quello che dice il profeta. La città che si è uccisa con la sua malvagità sarà ricostruita per la grazia del Signore, perché il Signore Dio non può dimenticare la città che ama, non può ritenere, staccare Gerusalemme dal suo pensiero, dalla sua veste, dal suo cuore. Ecco, viene il Redentore. Insomma, il nuovo inizio comincia con l'Annunciazione. Viene il tuo re come un re mite che ha purificato del male che si nasconde negli abissi della città e ha costruito una possibilità di vivere lieti, di vivere insieme, di vivere con canti di gioia, di vivere con i bambini che giocano nelle piazze e con i giovani innamorati che costruiscono il futuro della città. E da qui nasce l'ultima parola del profeta. Ecco, così comincia una storia nuova, quando una libertà si apre alla promessa. Così anche noi, ascoltando il profeta, anche noi cerchiamo di individuare i germogli che in questa città dicono della venuta del Signore, accolgono la promessa. Anche noi oggi contempliamo Maria, colei che, avendo ricevuto l'annuncio dell'angelo, ha risposto alla sua vocazione: eccomi, sono la serva del Signore. Così una città può rinascere. Poi l'adorazione del Santissimo e la benedizione eucaristica. Per l'ultimo vespero solenne presieduto dal Vescovo Mario in Duomo in questo percorso d'Avvento 2023.